Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata col nostro arrivo qui nel palazzo di Peach, trasformato dagli Shroob. E ho fatto purtroppo una brutta scoperta. Ho scoperto che questa zona, che è la zona di farming, diciamo, per eccellenza nel gioco, è una zona di farming per eccellenza al di fuori dell'Europa. Tutte le altre versioni ti permettono di usare una piccola gabola che non è neanche game breaker, però ti permette di utilizzarla, di far praticamente continuare a rispawnare un solo nemico e uccidendolo guadagni sempre lo stesso ammontare di punti esperienza fino a che la battaglia non finisce. Abbiamo fatto questa brutta scoperta, purtroppo, che nella versione europea di Testa Choc questo non funziona. E siamo tutti molto tristi. Ma in realtà ni, perché alla fine non mi sento under level. Aia. Ma soprattutto mi sento di aver giocato comunque egregiamente. E alla fine con due colpi i nemici li facciamo fuori. Questo non è da mettere in dubbio. Il punto è che avrei voluto usare un attimo di più. Eccolo, lui era il nemico che avremmo dovuto far continuare a respawnare. Peccato che la fortuna giochi a nostro sfavore. Però beh, come vedete, alla fine siamo messi bene. Vuoi anche che ho la spilla che raddoppia i nostri danni sia dati che ricevuti. E quello, Cicibelli, potrebbe essere pericoloso. Potrebbe essere pericoloso io alla lunga. È anche per questo motivo che dobbiamo aumentare, madonna mia, ma che precisione, dobbiamo aumentare la nostra difesa e il nostro attacco. L'attacco perché prima riusciamo ad uccidere un nemico e infliggendogli subito più danni meglio è. La difesa perché se veniamo colpiti resistiamo molto di più. Oh, come dire, io alla fine volevo sfruttarla la cosa, cioè, allora, parlando in modo più sincero, io non ho sfruttato nessun cheat metodo per riuscire ad arrivare ad alti livelli in Superstar Saga. Ups, oh, i bambini. Però mi sento di aver giocato comunque bene, anzi meglio, in Superstar Saga, perché ho fatto molte più battaglie, continuavo a ripassare eventualmente in alcune zone dove sapevo che nemici avrebbero spawnato determinati strumenti, quindi vuoi che comunque un po' di farming io l'abbia fatto. Qua dobbiamo riuscire a salire qua sopra. Come ci saliamo in queste zone? Sai che non me lo ricordo. Nemici in zona? Strano, nessuno. Tra l'altro questo giardino l'avevamo già pulito. Sì. Ah beh, strano, io pensavo sarebbero riapparsi. Di solito quando chiudi un salvataggio i nemici dovrebbero riapparire. Non mi ricordavo se ero entrato in tutti, perché mi sembrava fossero tre, invece sono quattro i tronchi. Vediamo. Questo credo, esatto, di essere già entrato. Se no addirittura 5. Non li sto contando effettivamente. Dovrei? No. Vediamo. Ok, no, sono stato bravo. Sono stato bravo e ho anche la tosse, quindi abbiamo vinto. E come ho detto, a parer mio ho giocato un po' meglio, secondo me, in Superstar Saga. Vuoi per gli strumenti, vuoi per la minuziosità che ho messo comunque nel fare il tutto.
Questo qua è uno degli strumenti più forti del gioco. Io non riesco mai a farlo troppo veloce. Faccio schifo in questa zona. Vediamo. Riusciamo a salire da qua? Ok, no, ma abbiamo due ultrafunghi. Come faccio a salire da queste parti? Non mi ricordo. Allora, di sicuro non devo fare così. Vero? Esatto, perché non ci arrivano. Proviamo ad avanzare da quelle parti. Magari riusciamo a fare il giro dalle parti inverse. Aia! E niente. Ah! Ho sbagliato io stavolta. Vedi, io ho fatto lo splendido e poi alla fine me la sono presa a faccia. Proviamo col tascategnaccio. Non penso di riuscire ad ucciderli tutti. Forse sì, però. Forse adesso che abbiamo un po' rallentato l'amico. Ups. Ora che abbiamo rallentato un po' il tascategnaccio, ce l'abbiamo fatta in modo facile. Guarda, secondo me, la butto lì, arriviamo al 32 di livello a fine gioco. Va bene, 5 di baffi. Sono contento. Non è un 6, ma si può fare. Allora, pallottole, venite qui. Voi siete il motivo della mia tristezza. Uno e due. Siete facili da evitare. Uno e due. Ed ecco qua il metodo che è andato via, perché l'abbiamo ucciso con un colpo. Benissimo, stavo per dire. Ed ecco qua il metodo che non ha più funzionato, ovvero lui che continuava a far riapparire il draghetto. Beh, tre punti di attacco e difesa, mica male. Benissimo. Con tutta quella velocità poi sai che ce ne facciamo. Dai. Preso. Sapevo che non saresti potuto andare avanti oltre quella zona. Uno, due. Ah, ci ho sperato in un colpo fortunato. Mi chiedo se sia possibile colpirlo mentre fa quel salto lì. Mi chiedo se sia possibile. Beh, dai. Allora, non mi posso lamentare perché comunque questa zona, 300 punti esperienza nemico, te la fai. Certo è che, sai, da 300 a un'infinita possibilità di fare quanti punti volevi, il passo è molto più ampio. E non lo so cosa usare. Ancora il tascategnaccio, dai. Ho sbagliato. Perdonami, Mario. Meno male che ho già recuperato. Cacchio, qua ho sbagliato io perché l'ho colpito. E di conseguenza me la son pigliata al culo. Bravissimo, che è morto. Ora dobbiamo recuperare tutto quello che lui ha recuperato di vita. Benissimo. Ottimo. Tascategnaccio, se lo sai usare bene, è un'ottima quantità di danni. Grazie anche a chi mi ha detto che alla fine, continuando a girare su se stessi, aumentavi il tempo a tua disposizione. Però a livello pratico, in questo gioco, proprio a livello tecnico, di strumenti, di accessori, ce ne sono veramente pochi ed è un peccato. È veramente un peccato.
Comunque, adesso che abbiamo liberato tutta la zona, lasciamo qui i bimbi e con Mario e Gigi andiamo a fare il giro. Andiamo con Mario e Gigi perché hanno la possibilità di trasformarsi in palla e andare più veloci. E il primo raggio, ecco fatto. È attivato. Bam bam bam. Ora bimbi, attivatemi anche quest'altro raggio, dopo che anche loro lo attivano. Quindi 1, 2. Plink. Andate bimbi. 1 e 2. Perfetto. Facili facili. Biu 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 biu. Benissimo. Ok, facciamo salire qua i bimbis. Non ci arrivano, benissimo. Così. Perfetto. Che cosa abbiamo attivato? La porticina. Ottimo. Con la porticina, dove andiamo? Andiamo a un altro tubo, che è sicuramente il primo degli shortcut che avevamo fuori. No, non è vero. Ah, io ero convintissimo. Eh no, allora aspetta un secondo. Allora, di qua è tutto chiuso, quindi di conseguenza non possiamo ancora passare. Io speravo fosse lo shortcut, perché volevo tornare nel regno dei funghi del presente a racimolare un po' di strumenti. Va bene, va bene. Allora, non possiamo uscire. Non possiamo uscire al momento, perché ci sono le navicelle che ci sparano. Spero che crepi con due colpi. Ai 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 ai. 29. Allora, io, come ho detto, minchia, abbiamo preso 5 d'attacco, ho visto male. Come ho detto, comunque spero di arrivare almeno al livello 32. Benissimo, 5 di punti vita, non ci fanno schifo. Gigi, che ti becchi? Anche Gigi, beh, 4 e 4, buttali via Gigi. Benissimo. Oh, e che cavolo, tutti quei secondi a guardare il giro che continua a rifare, continuano a ripagarmi. Cavolo, per un attimo ho pensato che avrebbe beccato i bimbi da soli. Dio mio, stai lontano da me, palla di merda. Allora. Dobbiamo imparare ad utilizzarlo bene. No, così è peggio. Devi avere un buon giro di Mario, Luigi e i bambini, perché passare da uno all'altro è la cosa fondamentale, ma se becchi il timing giusto inizia a scendere ed è un peccato. Allora, di qua non possiamo passare, e lo so. Lo so, c'hai ragione, gioco. Volevo solo vedere se c'era una gabola. Quei dischi volanti lassù ci bloccano la strada. Forse c'è un modo per batterli. Che ne so. Per il momento cerchiamo una via alternativa. Va bene, lo so. Che tra l'altro il castello è distrutto nello stesso punto dove Bowser lo ha distrutto quando è caduto nel vortice del tempo. Solo che in teoria in questo timing nel passato non dovrebbe essere successo. Però dettagli, va bene così. Allora, vediamo. Oh, i pidocchi. Non so chi sia peggio in questo momento, quindi andrò di tasca tegnaccio. Allora, 1, 2, perfetto. Mi chiedo se il nonno fermerà la nostra avanzata nel momento in cui muore.
Perfetto. Ah no, ci ha pensato il bimbo. Ah, sbagliato. Volevo vedere se il bimbo potevamo colpirlo. E invece lo sapevo che mancava un colpo. Lo sapevo che mancava un colpo. Che palle, che ho sbagliato il tasto. Vabbè, dai, chi se ne importa. Allora, riusciremo a salire in testa a qualcuno oppure no? Perfetto, 50 monete, che schifo non mi fanno. No, giusto. Non servivano. Vabbè, i tascategnacci, grazie. Dai. E niente, non ho fatto in tempo. Ah sì, dai. Niente. A volte perdo il ritmo e non riesco a tenerla troppo su quella sfera. Non faccio mai in tempo. Spero che col boss finale di cavarmela un pelo meglio. Allora, hanno fatto barricata con le librerie. Questo vuol dire che dobbiamo fare il giro per il lungo. Tanto il fiore... Il fiore mix alla fine, a parte quest'ultima battaglia, quest'ultima parte del gioco, non è che ce ne serve di nuovo. Sai che, però aspetta, forse non arriviamo al 32, forse arriviamo al 34. La butto lì. Benissimo. Oh, un 4 c'era e un 4 abbiamo preso. Perché sennò dovevamo aumentare di nuovo la velocità e un po' mi scazzava perché... Cioè, che ce ne facciamo di tutta sta velocità? Cioè, a parte gli scherzi... La velocità è utile fino a un certo punto. Bimbi, scendete. Che qua tocca agli adulti. Sì, quanto è grosso. Vai Mario. Appallottolati. Non l'avevo visto che c'erano i lampioni. Attento ai lampioni. Mi sa che forse l'abbiamo cannata. Uff, a un secondo 83 millesimi, dai. C'è andata di lusso. C'è andata di lusso. E io, sai che ti dico? Mi fermerei qui all'astronave madre. Anzi no, facciamo il salvataggio perché lo facciamo. Chiamiamo i bimbis. Eccoli qua. E saliamo sull'astronave. Qua parte uno dei minigiochi che non mi è mai piaciuto di questo gioco. Questo minigioco qua non mi è mai piaciuto. Si è chiusa Mario. Stiamo volando! Aiuto! Che poi in realtà non è neanche l'astronave madre questa, credo. Credo sia solo una grossa, grande astronave. Ma questo disco volante si sta muovendo da solo, vero? Ehi, guardate! Se lo usiamo per sparare, possiamo passare! Cosa? Dici che con questo potremmo mettere gli UFO di Cherub fuori combattimento? Esatto! Ma certo, geniale! Mi sorprende che l'abbia detto tu. Luigi ha avuto una grande idea, incredibile ma vero. Ehi! Ora i controlli... Eccoli! Vediamo se mi riesco a collegare. Ma certo! Plim plong! Ho capito! Ho capito tutto! Per prima cosa bisogna colpire il blocco lassù. Colpitelo, dai! Ecco fatto. Plim 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 plim. Sono comparsi altri blocchi, vero? E anche la prima barra è iniziata a muoversi. Dovreste riuscire a fermare le barre colpendo i blocchi corrispondenti. Sì, è solo una teoria. Suggerisco di verificarla col blocco di Baby Luigi.
E ora il blocco di Baby Mario. Interessizzante. Il disco volante Shroom si solleva solo tanto quanto è lunga la barra. Ok, ora tocca a Baby Mario, colpisci il tuo blocco. Sì, funziona, è cellificante. Ora Mario. E io? No, come, Luigi, vuoi farlo anche tu? Va bene, vai. Sì. Ora il blocco di Mario, questo è diverso dagli altri. Quando colpirai, capirai. Vai Mario. Vedi, quel blocco emette un raggio strabiliante. Tra l'altro il blocco emette il raggio anche se gli altri tre non vengono colpiti. Ed eccolo qua il minigioco. Ehi, quella non è la nostra nave. La sta controllando qualcuno. Quegli orrendevoli dischi volanti sono tornati. L'ideale sarebbe avere un po' di tempo per allenarsi, ma purtroppo non è così. Adesso si fa sul serio. Forza e coraggio. Volete che ve lo spieghi di nuovo? Non è... Entro in modalità fortuna. Ah, troppo. Perfetto. Fantastiglioso, provate ad abbattere l'altro disco volante. Benissimo, preciso preciso. Perfetto, ottimo. Ipuk, ipuk. Ne arrivano altri. Abbatteteli come avete fatto con i primi due. Entro in modalità fortuna. Ecco qua uno. Ecco qua due. Oh, perfetto, ecco qua tre. Dovrei riuscire. Perfetto, a prenderli tutti. Blip bloop. Allora, mettiamoci. Perfetto, a metà. Oh, mancato di poco. Ancora pelo pelo Luigi. Ma che palle. Ecco, questo era il motivo per cui odiavo questo minigioco. Questa astronavina qua. Sai cosa? Arriviamo fino in cima. Il tempismo ha sbagliato. Preso! Oh, e che palle! No, di nuovo, basta! Oh, madonna mia. Preso. Lo so che dovrei guardare lo schermo e... sparare solo nel momento in cui sono sicuro che qualcuno sia lì. Però che palle! Oh... Preso, perfetto. Ecco qua. Madonna mia. Superato. Ci siamo liberati delle astronavi. Perfetto. E con questo ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!